Appuntamento irrinunciabile per tutti gli appassionati del Circus Iridato, F1 2013 arriva nei negozi, forte delle certezze dell'anno passato e con alcune interessanti novità. Avranno in Codemasters risolto i problemi dell'anno passato? Scopritelo con la nostra video recensione. Codemasters arriva al quarto capitolo dedicato alla Formula 1, cercando di sottrarsi al triste refrain dei titoli sportivi che li vede cambiare poco nel corso di 12 mesi. Cosa c'è di nuovo quest'anno? Tanti contenuti come al solito, ma soprattutto l'inclusione delle monoposto classiche degli anni 80 per rivivere gli epici scontri in cui l'uomo valeva più della macchina, con poca elettronica, marce manuali e tanto sangue freddo. L'offerta di gioco è come al solito molto corposa e tutta profondamente personalizzabile dal giocatore. La scalabilità estrema, tanto del modello di guida quanto del modo di fruire di Formula 1 2013, è un plus azzeccatissimo del titolo di Codemasters. Non una novità certamente, ma efficace per rendere il circus dei ragazzi inglesi appetibile da tutti, situando il gioco in quella terra di mezzo tra arcade e simulazione, perfetta per l'utenza generalista console. Ma basta ridurre o tagliare del tutto gli aiuti per rendere la guida decisamente impegnativa, che richiede manico, tanta dedizione e nervi saldi. Con tutti gli aiuti attivi, la vettura va praticamente da sola, mentre iniziando ad abbassare le assistenze, le monoposto si fanno subito più nervose, molto più divertenti da domare. Azzerando tutto è tutta un'altra musica. Ogni apertura totale del gas vuol dire girarsi su se stessi, bisogna imparare quindi a parzializzare a dovere, aspettare che freni e pneumatici vadano in temperatura. Insomma, c'è da giocare con cognizione di causa e mettere in conto tanta pratica prima di iniziare a girare su tempi buoni. La carriera è il piatto forte di Formula 1 2013. Ci permette di vivere 5 stagioni, partendo da una scuderia di basso profilo per poi salire nelle squadre che possono ambire al titolo mondiale. Tutto come da copione, con obiettivi interni alle gare per ottenere sviluppi alla vettura e offerte in corso d'opera. La scelta su come giocare la carriera influenza non solo l'impegno di tempo da parte del giocatore, ma anche la qualità dell'esperienza di gioco. La personalizzazione è tutto, non solo quella del livello di difficoltà. Se impostare a metà il controllo di trazione può mettere in crisi tutti coloro che conoscono solo aperture brutali del gas, scegliere di rendere realistico il regolamento e le bandiere può giocare brutti scherzi ai vostri nervi, rovinando di fatto una gara tutta giocata sui centesimi di secondo. Il problema è antico e non risolto, forse solo un filo smussato rispetto all'anno passato. L'intelligenza artificiale dei piloti avversari è senza dubbio aggressiva e tende ad attaccarci appena vede uno spiraglio seguendo la sua traiettoria ideale, che è ovviamente anche la nostra, col risultato che spesso incapperemo in penalizzazioni per incidenti che di fatto non abbiamo provocato né tantomeno visto. A tutto ciò corrisponde anche la solita, casuale gestione dei danni. F1 2013 tollera quasi sempre i tamponamenti. Non si riesce a capire bene qual è la linea tracciata dagli sviluppatori oltre la quale si deve rompere qualcosa. È tutto molto randomico. I danni ci sono senza dubbio e gravano efficacemente sul modello di guida della vettura, ma non sembrano godere di una coerenza reale con le situazioni di gara. È un po' un peccato, perché tra una credibile e realistica simulazione del decadimento degli pneumatici, senza dimenticare una intrigante applicazione della strategia di gara, Codemasters ha fatto un bel lavoro per permetterci di rivivere in modo efficace il circus della Formula 1. Su tutto spicca però il meteo dinamico, capace di scompaginare in un batter d'occhio ogni piano precedentemente preparato. È proprio come vediamo in TV. Può piovere, la pista può asciugarsi più o meno velocemente, alcune zone del tracciato possono essere più bagnate di altre. La scelta del momento di rientrare ai box per cambiare gli pneumatici diventa quindi fondamentale. Insomma, i soliti problemi che non si riescono a risolvere anno dopo anno e che solo grazie alla personalizzazione dell'esperienza di gioco possono essere smussati, a scapito però della fedeltà totale al weekend di gara. Il resto dell'offerta di gioco è quella solita e rappresenta non un semplice contorno alla carriera. Efficace in tal senso sfida campionato, 10 gare senza compromessi, in cui bisogna spingere e dare tutto e subito,
Mentre, accanto alle modalità a tempo, contro il tempo e alla gara singola, si affiancano gli scenari, sia per la stagione 2013 che per le vetture classiche, ben congegnati, appassionanti e impegnativi. E poi ci sono le monoposto classiche degli anni 80, una vera e propria manna dal cielo per gli aficionados, capaci con la loro esuberanza di divertire se possibile di più di quelli attuali. La scelta di vetture e piloti non è molto ampia, ma è capace di regalare brividi a profusione una volta scesi in pista. Possiamo guidare nei panni di Mansell, Prost e molti altri, su due tracciati storici ma anche su tutti quelli della stagione corrente. Il vero punto di forza delle vetture classiche è il loro modello di guida, che restituisce un nervosismo e una scattosità lontano anni luce dai missili di oggi e che risulta alla lunga più divertente e appagante. Una bella esperienza che merita un volante forse più della Formula 1 odierna e che si spera non sia un unicum nei progetti di Codemasters. Anche qui permangono le criticità storiche della serie, ma complice il minor numero di vetture in pista, si avvertono senza dubbio di meno. A livello tecnico, la versione testata, quella PC, mostra i muscoli ad ogni fotogramma. Un vero e proprio spettacolo. Il dettaglio e la modellazione delle monoposto è di alto livello, quello sui fondali un po' meno, ma oggettivamente è poco probabile accorgersi di un motorhome in lontananza non proprio fotorealistico quando si sta sfrecciando sui 300 km/h a 60 frame al secondo. Dove però Formula 1 2013 lascia il segno è quando piove, quando cioè le pozzanghere sulla pista riflettono tutto il mondo circostante, quando l'acqua alzata dalle vetture che ci precedono non ci permette di vedere nulla e che ci fa invocare a gran voce la safety car. Anche i particellari non scherzano. Più in generale, il quadro dell'effettistica di Formula 1 2013 è senza dubbio molto lusinghiero. La Formula 1 di Codemasters si conferma essere come un piacevole appuntamento per tutti gli amanti del circus iridato. Il suo immobilismo viene scosso anno dopo anno da introduzioni azzeccate, ma è impossibile non notare che le stesse problematiche continuano a riproporsi edizione dopo edizione senza essere risolte. Per il resto tutto come da copione, tanti contenuti e approfondita personalizzazione dell'esperienza di gioco per rendere Formula 1 2013 adatto a tutti. Senza dimenticare l'eccitante e divertentissima parentesi delle monoposto classiche. Quanto è cacciarone Formula 1 2013? Più del dovuto, purtroppo. Ma accanto ad un realismo totale che ancora non riesce ad esprimersi al meglio, c'è tanta sostanza ed un titolo capace di adattarsi a tutti gli stili di gioco.